affrontare queste sconfitte è doloroso, doloroso perché una partita per noi era molto molto importante, quindi per loro una partita che dovevamo, per noi la vittoria era vitale per riuscire a guardare un po' la classifica con un po' di tranquillità. Abbiamo fatto un pessimo secondo quarto, anzi 12 minuti, dalla fine, gli ultimi 2 minuti al primo quarto e tutto il secondo quarto male, con tanti errori, tante palle perse, loro hanno fatto tanti canestri contro i piedi. In attacco anche abbiamo fatto situazioni in cui non abbiamo passato bene la palla, abbiamo fatto 4 azioni in cui abbiamo giocato subito situazioni di pick and roll senza distribuire molto il gol. E questo ci ha, nel secondo tempo sicuramente abbiamo fatto una partita di un po' più di voglia. Poi la voglia c'è anche nel primo tempo, un po' più di determinazione. Non è stato sufficiente perché loro hanno giocato una buona partita, De Cosi ha fatto ottime cose per un giocatore arrivato da soli 3 giorni, ha fatto una cosa eccellente. E poi sono riusciti anche a distribuire, perché ha fatto punti gol, ha fatto punti Venucci, ha fatto punti Mortellaro, ha fatto punti De Cosi. Siamo riusciti a ricucire l'ultimo break, però alla fine le situazioni aperte così sono anche un tiro che esce, abbiamo sbagliato la cosa che posso imputare nel secondo tempo, abbiamo sbagliato 4-5 tiri troppo molto facili, che quelli dobbiamo realizzarli, e forse siamo stati poco aggressivi, perché alla fine abbiamo finito con un po' più qua, dovevamo essere con un po' più di determinazione, un po' più di cattiveria. Soprattutto nella fase difensiva. Partita che adesso pesa, la classifica ci mette sicuramente nelle posizioni difficili e dobbiamo adesso 2 giorni di riposo e poi ricominciare ad allenarci in modo più determinato, concentrato e voglioso possibile. Marca differenza canestri e il risultato degli altri campi. Sì, alla fine bisogna sempre guardare quello che ci può essere di positivo. Se la differenza canestri, 6 punti è stata salvata. Ho visto che Forlì ha perso, gli altri non lo so, mi sembra che però per la stessa vicenda. Sì, però oggi dovevamo, anche se senza Patrizia, anche se il quintetto ha fatto quasi tutti i punti, non abbiamo morso, non siamo stati cattivi come io speravo, perché abbiamo concesso troppi rimbalzi offensivi nel primo tempo, abbiamo avuto troppe palle perse nel primo tempo e loro hanno fatto tantissimi canestri contro il piede. Nel secondo tempo, facendo ogni errore che facevamo è stato pulito. Abbiamo cercato di mischiare un po' le carte, facendo anche un po' di zone, li abbiamo messo un po' in difficoltà togliendo un po' il ritmo, però con la zona non può pensare di vincere partite così. Senti, partiamo dal finale. Maderato, tiri decisivi da primo, la tassinari da 3, giocatore con meno 8 di valutazione, 2 triple di Maggioli. Non sono stati il massimo delle scelte, almeno a modo di vedere. Un tiro di maggiore hanno voluto il primo che ha sbagliato. Quella è stata una chiamata che doveva giocare Travis, che se veniva raddoppiato c'era la possibilità di passare la palla a Michele. L'ultimo tiro era un tiro che anzi siamo stati bravi a riuscire a prendere, perché quando mancano. Ma l'obiettivo di Mantenotto era in quel caso lì, sull'ultima azione. La palla Travis, che Travis doveva scegliere, fare la scelta che gli veniva meglio. Lui ha cercato di tirare, l'hanno chiuso, ha passato la palla. E invece Andrea aveva la palla in angolo, prima era libero, non ha tirato, poi ha tirato quando non era libero. Però quando
questi erano i giocatori che avevamo e Andrea ha fatto anche difensivamente una buona partita. Difensivamente ha fatto una buona partita, non ho detto offensivamente. Ma non è che abbiamo provato anche a giocare con Pazzi e Michele insieme, ma non riuscivamo a vedere le due stelle. Subito dovuto cambiare, dirottare la situazione giocando nell'assetto normale. Con stati poi fine i primi 5 minuti dell'ultimo quarto, uno scontro diretto, non è una scelta su cui adesso torneresti? Se Travis non è quello che nelle condizioni fisiche, quello che è un po' più in difficoltà, alla fine quanto ha giocato? 32-23. Io Travis così tanti minuti non pensavo neanche potesse giocare, perché è quello che ancora la caviglia fa male, fine allenamento deve fare ghiaccio tutte e due le caviglie, poi dovevamo rifiatare, avevamo anche difficoltà, poi dopo, se non è poi, ha ragione. 5 minuti sono tanti, secondo me 5 sono troppi, non hanno giocato, perché il primo tempo non è stato fuori solo 3 minuti, 2 minuti. No, io sono sicurissimo. Intanto l'hai messo sul cubo, poi dopo è rimasto sul cubo tanto perché non si trovava. Se l'ho messo sul cubo che dopo 2 minuti, dopo 3 minuti o 2 minuti sono stato giocato 3 minuti senza fermare la palla. Ma sei iniziato dall'inizio. Cosa scrivi come? Cosa devo dirti? E io ti ho risposto, sei ritornato, cioè dire, ho sbagliato, ho sbagliato tutto, va bene così? Sento, se ormai hai sbagliato tutto, hai ragione te, penso che puoi venire a fare l'allenatore. Se vuoi fare questo... Hai preso l'inizio con 12-13 punti di vantaggio, mi sembra inizio. Poi dopo tre cambi, e lì l'avete perso. Anche quella poteva essere forse un'altra fase importante della partita. Assolutamente sì, però non possiamo fare altrimenti quando abbiamo questi giocatori. Norman è stato in campo, Alex era sempre in campo, Michele ha bisogno di rifiatare perché i miei giocatori più di 23, 24, 25 minuti non, fisicamente non può giocarli. Travis è un giocatore che in questo momento fisicamente è in difficoltà perché non ha l'esplosività di prima, perché non ha anche un gioco che non gli permette di avere una continuità, perché è molto molto esplosivo, ha bisogno dei tempi di recupero. Però sì, quando fa il cambio Pazzi è cambiato lungo, poi sono entrati Jacopo e Andrea. Nella mia testa c'era di cercare di farli giocare meno possibile insieme, perché sapevo che siamo corti, non essendoci Patrizio che ci dà sicurezza, però questa è stata la scelta. E ho valutato che fosse quella giusta. Senti, anche oggi ci sono stati quei momenti in cui avevate l'inerzia e magari non avete capitalizzato con una buona scelta offensiva. Cioè, adesso sono passate tante partite, sono cambiati gli assetti, però forse questo non è che dipenda dal fatto di dare troppa libertà ai giocatori che poi a livello di talento non hanno tutti questi mezzi per fare la scelta giusta in quel momento. Allora, io gioco in questo modo. Se tu pensi che sia giusto cambiare nato, lo scrivi e poi la società decide. Ok? Chiaro? Posto lo scrivi, tanto lo scrivete, fate come fa. Io gioco in questo modo, le mie squadre, secondo me, questo è il modo per far rendermi più le squadre. Poi fate come va. Siccome questa è una cosa che potrebbe essere, anche qualcuno in società può pensare molto. Mi cambio, non c'è nessun problema. E siccome questa è polemica, benissimo, stai andando a fare, non il giornalista, stai andando a fare delle situazioni che sono al di là del giornalismo, per cui te sei bravo, benissimo, vieni a allenare, se no dice la società che mi cambia, lo scrivi, e poi se mi cambia, pazienza, io so che fa il mio lavoro nel modo migliore possibile, come io reputo sia la cosa più giusta. Non puoi fare sempre in questo modo, siamo in difficoltà, non vuoi bene questa società, perché quando io ti ho chiesto... 2 settimane fa di non scrivere chi giocava fra Brandon e Giri, tu l'hai scritto. Secondo me questo non è vero, perché da questo te l'ho già detto, eravamo insieme, lo fai come ti pare. Questo non è voler bene la società, va bene così, aiuti a farci retrocedere. Anche questo, il tuo contributo, lo metti di sicuro a farci retrocedere. Puoi rispondere a una cosa che ti ho chiesto prima, cioè nel senso, ok,
tu giochi in questo modo qui, ma ti chiedo se i problemi in quel tipo di possesso lì no, non credo proprio. Io voglio sapere solo questo. Non credo proprio, no, non voglio sapere solo. Perché non è questo. Chiedo questi 6 punti dalla panchina. Ti aspettavi che l'assenza di Prato pesasse così tanto? Sapevo che Patrizio per noi è molto importante. Solo 6 punti, infatti non l'ho detto per non cercare di... Solo 6 punti per noi sono pochi. Qualcosa di più da proprio nel senso anche di concretezza, anche non solo di punti, perché puoi fare anche pochi punti, però essere incisivo e determinante. Infatti alla fine è rimasto in campo quello che secondo me è stato più concreto, perché anche se ha fatto in attacco non ha fatto benissimo, in difesa ha fatto veramente pochi errori ed è stato quello che ho reputato che fosse più importante che giocasse alla fine. Però chiaramente visto questa partita adesso ti farò la domanda, un Prato che comunque avrà dei tempi di recupero abbastanza lunghi, l'idea di andare sul mercato ci può essere? È un'ipotesi che è stata valutata alla luce di questa partita, valuteremo cosa si può fare in questo senso, cioè vedere cosa c'è sul mercato, vedere quanto costa, quanto non costa, però facciamo tutto quello che è possibile. Posto? Posto.